Eccoci qua, finito il servizio, ma non è finito il telegiornale perché abbiamo il modo di parlare di sport e per parlare di sport non potevo che avere in studio Massimo Profeta, visto che parliamo di calcio e in particolare dell'impegno della Serie C per il Pescara. Buongiorno Massimo. Buongiorno a te, a tutti gli amici in visione e all'ascolto. Beh, insomma, intanto è inutile rimuginare su quello che avrebbe potuto essere, non è stato. Parliamo insomma del KO interno contro la capolista Torres il mercoledì scorso. Bisogna andare avanti e domani c'è la possibilità di riscattarsi contro la Recanatese, che è una squadra di categoria, 4-4-2. È dinamico, sicuramente una partita corta farà la Recanatese cercando di ripartire negli spazi. Vediamo un po' quali potrebbero essere le scelte di Zeman. Oggi non c'è stata la conferenza stampa, tutti sono a disposizione, dunque imbarazzo alla scelta per il tecnico boemo. Siamo nel campo marina delle supposizioni, quindi è chiaro che questa non sarà probabilmente la formazione che scenderà domani in campo. Noi ci proviamo. Potrebbe essere questa. Prizzani tre pali, poi Pierno, Messic, Di Pasquale e Milani, dunque ci sarà almeno un cambio per reparto. Nel reparto arretrato ne abbiamo ipotizzati due, con Milani favorito su Moruzzi, che ha giocato le ultime partite da titolare. Brosco probabilmente a riposo, non è stato impeccabile nelle ultime partite il capitano, e a questo punto potrebbe esordire dal primo minuto Di Pasquale, che finora ha giocato soltanto in Coppa Italia lo scorso 5 ottobre contro la Fermana. Al suo fianco Messic, sono due mancini, la cosa potrebbe essere un po' particolare, però Messic calcia indifferentemente anche con il destro, sta bene anche Pellacani, quindi insomma lì c'è abbondanza di scelta per Zeman. Ma tornando alla schermata, a centrocampo secondo noi saranno confermati sia Squizzato che Tugnov. Potrebbe esserci la prima dopo l'infortunio per Franchini è rimasto a lungo ai margini per un problema di natura muscolare, si era fatto male nel corso della partita di Carrara contro il Sestri Levante lo scorso 19 settembre. Adesso sta bene, però anche a centrocampo ci sono 8 elementi a disposizione di Zeman, quindi vedremo quali saranno le scelte. Attenzione in attacco, noi lo diciamo ormai da diverse partite, potrebbe essere scoccata l'ora di Tommasini, debutto dal primo minuto in campionato, finora 118 minuti ha collezionato l'ex giocatore del Taranto. In questo caso Cuppone partirebbe dalla panchina e sarebbe una novità, una sorpresa, perché Cuppone finora è stato sempre schierato titolare ai lati Merola e a Cornero, ma c'è anche Cangiano che è prontissimo a dire la sua. Per quanto riguarda la Recanatese, dicevamo 4-4-2 dinamico, probabilmente una partita corta da parte della squadra di Giovanni Pagliari, che è legatissimo all'Abruzzo, è stato un calciatore del Chieti con oltre 100 presenze, un campionato vinto in C2 nel 1991 con Ezio Volpi in panchina, da allenatore ha vinto anche un campionato all'Aquila nel 2013, dicevamo un 4-4-2 accorto con l'obiettivo di ripartire negli spazi. Ci sono dei giocatori sicuramente molto importanti e di spessore nella Recanatese, su tutti cito Federico Melchiorri, che è l'ex più atteso, ha giocato nel Pescara nel 2014-15, 14 gol in Serie B, ha lasciato un ottimo ricordo, al suo fianco Sbaffo, che non ha bisogno di presentazioni. E poi ci sono anche altri due ex, Quacquarelli e Longobardi. Quacquarelli potrebbe giocare, è cresciuto nel Vivaio come terzino sinistro, con lo spostamento sul versante opposto di Longobardi nel ruolo appunto di terzino destro, classe 2003, è titolare inamovibile, anche perché è stato squalificato, è stato fermato per un turno il difensore Veltri. La curiosità, prima di chiudere Marina, riguarda proprio un giocatore della Recanatese, Edoardo Ferrante, che spesso è stato anche capitano della Recanatese, ha 32 anni ed è nato ad Arsita, provincia di Teramo. Anzi, mi piace poi tra l'altro anche segnalare questo articolo che è stato pubblicato oggi da Orlando D'Angelo, è una curiosità, è nato ad Arsita, certo, in provincia di Teramo, certo. È un sogno sfidare il Pescara, insomma una bella soddisfazione per un ragazzo non più giovanissimo. Giusto Massimo, si gioca, vi ricordo, domani alle 18.30, giusto? 18.30, ricordiamo anche che Rete 8 poi con le differite segue anche le partite, ma intanto si può andare allo stadio a Pescara.